Detto fatto, Bianca Guaccero non vede l'ora di cominciare la sua nuova avventura nel programma, che fu di Caterina Balivo. Dopo l'addio della conduttrice campana, padrona di casa della trasmissione amatissima per 6 edizioni, per un totale di 900 puntate, i rumor sulle possibili candidate erano circolati a decine. Alla fine l'ha spuntata l'attrice, presentatrice ed ex concorrente di Tale e Quale Show che, però, dovrà comunque vedersela con la Balivo. Il suo detto fatto, e la nuova trasmissione di Caterina, Vieni con me, andranno in onda in contemporanea. Il primo su Rai 2, il secondo sulla rete Ammiraglia. Si vedrà. La conferma ufficiale della Guaccero al timone di Detto Fatto è arrivata alla presentazione dei palinsesti Rai a Milano, ma che Bianca fosse in pole position per prendersi il programma era già trapelato sui social. A lanciare l'indizio, poi rivelatosi fondato, Elisa D'Ospina, la top model curvy che le dava il benvenuto nella trasmissione. Oltre all'addio della Balivo, nelle scorse settimane si mormorava anche di un possibile abbandono di Giovanni Ciacci, presenza fissa sin dalla prima edizione, ma i fan possono dormire sonni tranquilli. Il mitico Jojo ci sarà. Continua dopo la foto e, pur ammettendo nei giorni scorsi che Caterina gli mancherà, ha già dato il benvenuto alla nuova arrivata. Sui social, è chiaro. Oggi inizia una nuova avventura. Benvenuta Bianca Guaccero nella grande famiglia di Detto Fatto, ha scritto il costumista più famoso della TV sotto alla prima foto con la nuova padrona di casa dello show di Rai 2. E lei ha ricambiato con un altro scatto e questo messaggio. Grazie Jojo. Grazie per la meravigliosa accoglienza. Emozionata e felice. Continua dopo la foto, ma come sarà il nuovo Detto Fatto? Bianca non sta nella pelle di farsi vedere in quella che per lei è veste inedita. Nel mio passato ci sono state cose importanti nell'ambito dell'intrattenimento, e la più importante è stata Sanremo. Ora cimentarmi col Daily è un impegno altrettanto importante, ma è anche un privilegio, quello di potermi divertire ogni giorno e di poter divertire il pubblico. Questa sarà la mia mission, ha detto a Davide Maggio. Continua dopo la foto, io metterò a disposizione del programma quelle che sono le mie passioni, come appunto il canto, il ballo, la recitazione, e molto altro che scoprirete a settembre, ha aggiunto Bianca. Fischio d'inizio il prossimo 10 settembre, stesso giorno in cui partirà anche il nuovo programma della Balivo. A proposito, ma com'è la situazione tra le due che si sfideranno a colpi di audience visto che andranno in onda in contemporanea? Si sono viste? Che è successo? Ci siamo abbracciate e ci siamo fatte l'in bocca al lupo, ha fatto sapere Bianca sempre a Davide Maggio, aggiungendo che c'è grande affetto. Nessuna rivalità. Quindi,